Allora, tutte queste parole le ascoltate con noi anche Raffaele Cantone, che è collegato telefonicamente. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera a, tu, a Roberto. Non so se c'è ancora Federico Capirro. Come no, c'è, c'è. No, è più silente, per la verità, è più silente per la verità, di Saviano, certo. Ho visto, stavo vedendo la partita del Napoli, ciao, quindi Raffaele. Diciamo, ciao Federico, stavo vedendo la partita del Napoli e ho gioito, diciamo, allo stesso modo, se mi è consentito. Cioè il gol di Hiller come l'arresto di Zaccaria? Io stamattina non ho potuto tanto urlare perché stavo facendo un incontro al Ministero degli Esteri sulla corruzione. Quando mi è arrivata la telefonata non ho potuto urlare. Questa sera ho anche urlato per quello che non ho potuto urlare stamattina. Allora Cantone, che cosa significa la data di oggi? Stiamo esagerando nel definirla storica. In questa... A lei addirittura viene attribuita la frase e così è finita la guerra con i casalesi, così sono stati spazzati via. Io dico che così è chiuso il clan dei casalesi, è finito il clan dei casalesi, è finito il clan dei casalesi che è nato il giorno della morte di Bardellino, perché questo è un clan che oltre ad avere il nome di un paese, così come i corleonesi, ha una caratteristica specifica, è l'unico clan per il quale c'è una data di nascita certa. Perché questo clan nasce con la morte di Bardellino e io credo che oggi sia finito, perché è finito con l'arresto dell'ultimo esponente di quella nidiata che era nata intorno a Bardellino. Questo ovviamente non significa che è finita la criminalità organizzata a Casal di Principe, ma significa, nel Casertano, significa che quel clan dei casalesi, quello nel quale si è in qualche modo, sul quale si è creata anche un'epopea, è finito. Cioè con l'arresto di Michele Zaccaria quel clan non c'è più.